Eccoci qui. Quindi stacco con lei. Allora andiamo a ripulire anche questa. E qui dove c'è questo cavo lo possiamo già risaldare subito, tanto dovrebbe essere. Uno. Mettiamoci anche l'altro capetto sopra. Ok. Qui eppure se il quarzo sembra già montato in maniera decente. Non mi sembra ci siano particolari problemi. Allora proviamo, vediamo cosa dice. Per accertarci che effettivamente ci sia contatto tra la piazzola del quarzo e la piazzola adiacente, utilizziamo il tester. Allora, il mio tester ha una funzione specifica che quando c'è un cortocircuito, quindi quando non c'è una resistenza nel mezzo, toccando le punte il quarzo suona. Sì, il quarzo, il tester suona. Sentite? Ma mentre tester, se non avete un tester del genere, un tester, ma avete un tester analogico, non vi basta altro che mettere il tester su il valore di resistenza, far toccare le due sonde e quando vi darà valore 0 significa che in quel punto c'è cortocircuito. Allora qui c'è comunicazione e anche qui, quindi significa che le piazzole del quarzo in questo caso sono integre. E proviamo a metterci le pile, vediamo che succede. Questa è ancora più pulita sotto, ancora più perfetta. Ho solamente un po' di segno di ossido sui contatti, ma neanche più di tanto. Anche qui c'è l'impulso di accensione, però non c'è comunicazione. Non ci resta che vedere se il problema possa essere il radiocomando. Andiamo da parte questo e apriamo il radiocomando, vediamo che succede.
perché comunque sia lo sterzo che il motore hanno dato un cenno di funzionamento. Questo significa che l'impulso dalla scheda al motore arriva. Allora, anche qui è stato cambiato il quarzo, come vedete non c'è più quello originale, infatti questa è una banda 2 invece di diciamo l'adesivo originale riportava banda 4, che poi è stato corretto, sovrascritto con 2 perché appunto ha messo il quarzo della banda 2. Allora, qui come potete vedere il problema sono nuovamente le saldature, questi due palloni di stagno di sicuro non fanno far contatto, speriamo che la pista non sia sciupata, altrimenti toccherà ponticellarla anche in questo caso. Allora, qui il danno è ancora più importante. Vediamo se riesco a farvi vedere. Metti a fuoco. Allora, questi qui. Questi qui sono i due pin del quarzo. Come vedete, su questo qui sopra non c'è la piazzola. Su questo qui sotto manca sia la piazzola e manca tutta la pista. Quindi dobbiamo andare a ricostruire la pista che va da questa, dalla testa di questo, da il polo di questo transistor fino a questo piedino e da questa resistenza, dal polo di questa resistenza fino a quest'altro piedino, nel solito modo di prima, quindi andremo a utilizzare il pezzetto di filo per mettere in contatto questi due, questi quattro anzi. Spello questo bel pezzo di filo lungo. Ci mettiamo il flussante sopra. E lo andiamo a saldare, lo andiamo a ricoprire di stagno, così ci diventa un bel cavetto rigido che poi possiamo tagliare come ci pare a noi. Abbiamo fatto una sorta di treccia di stagno. Ora ne tagliamo il primo pezzetto. E lo andiamo a posizionare. Però mettiamo anche qui un po' di pasta termica sia di qua che di qua. E stessa cosa dobbiamo fare di qua, sperando che il transistor non è bruciato, perché se la piazzola è saltata fino a quel punto, la pista è saltata fino a quel punto, potrebbe aver bruciato anche il transistor.
Allora, vediamo se riesco a far mettere a fuoco la macchina. Come vedete, ho fatto questi due ponticelli da qui a qui e da qui a qui. Ora possiamo verificare nuovamente se funziona. Ok, la radio si accende, ci mettiamo lì il tappo. È venuta via la molla del tastino. Riavvitiamo il tutto. Riaccendiamo la macchinina. Mi sono accorto, ragazzi, che non abbiamo ancora finito, perché vediamo se la telecamera mi aiuta. In questo polo del quarzo, oltre ad essersi sciupata la pista che dal polo arriva a questo transistor, la pista si è strappata anche che dal quarzo al polo superiore di questo condensatore e dal quarzo al polo superiore di questa resistenza. Quindi dobbiamo fare questo ponticello anche da questa parte e da questa parte. Perciò prendiamo in mano le nostre forbicine, spuntiamo il cavo e riallunghiamo la treccia. Solito discorso, pasta termica, pennellino. Stagno. Vedete come diventa argentato velocemente lo stagno? Amico, metti a fuoco. Vedete? E ora scansiamo tutto di qui. E cerchiamo di fare le cose a modino. La macchina, te spengiti. Non vorrei che ti lanci dal tavolo. Poi qui tagliamo. Rifacciamo la stessa cosa su quell'altra resistenza. Ok, teoricamente ora ci dovremmo essere. Ora, prima di richiudere definitivamente il tutto, facciamo una prova giusto per capire se non dobbiamo intervenire ulteriormente. E quindi, come prima, accendiamo la macchina. Qualche segno di vita lo dà. Significa che un po' di comunicazione tra i due è presente. Andiamo a vedere se magari utilizzando, andando a modificare la posizione di questo trimmer che c'è qui, utilizzando un cacciavite
Questo è un cacciavite speciale, si utilizza appunto nelle radiofrequenze. Si chiama un cacciavite antinduttivo ed è col bordo di plastica e solo un pezzettino di ferro in cima per evitare che venga alterata la resistenza all'interno di questo componente dalla pelle umana, dal corpo umano. Ora vedete, ora già un piccolo impulso ce l'abbiamo. Ora diamo anche il controllo indietro, destra, sinistra, avanti e turbo. Quindi anche questa macchinina si vuol dire che è tornata alla vita. Richiudiamo il tutto. Ti spegniti. Ricostruiamo anche questa, così proviamo anche se funziona. Inseriamo l'antenna. Ma questa antenna andrebbe sostituita perché è un po' corta, però io a disposizione purtroppo un'altra non ce l'ho. Quindi Alessandro dovrà provvedere a procurarsene una per conto suo, anche se penso che basterebbe metterci un cavetto di lunghezza adatta. No, ce l'abbiamo fatta. Colleghiamo questo. Allora, pronti? Accendiamo la macchina? Questo proprio non va. L'audio non va.
Bene ragazzi, abbiamo quindi visto due interventi non uguali ma complementari, anche se sono a macchine uguali tra di loro, e possiamo ritenerci soddisfatti. Abbiamo ridato vita a entrambi i mezzi. Io spero che Alessandro sia contento di questa cosa, anche perché non ha dovuto acquistare nessun pezzo di ricambio, quindi abbiamo semplicemente ripristinato la situazione originale che avevano le macchine. Io come al solito vi ringrazio di avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel like se così fosse, e non mi resta che augurarvi buon divertimento.